meraviglioso. Gente, sono a Tropea, mamma mia, che posto, che posto. Cioè, spettacolare. Senti, c'è sempre questa bellezza. Oggi è proprio bello. Oggi è veramente una meraviglia. Che non una settimana, due o tre giorni, tanto. Sì, sì. Meraviglioso. Ma guarda che meraviglia. Questo l'hanno appena ristrutturato. Sì, si vede. Vieni, ti faccio riprendere una cosa. Continua pure. Vediamo dove ci porta Fabio, perché lui conosce il luogo. Gli scorci. Spettacolo. Vediamo. Mamma mia. Che meraviglia. Sì, sì, spettacolare, veramente bello. Dio mio, molto bello. Sì. Mamma mia, che bello. Stare con gli scarichi. Sì, no, no, meraviglioso. Sì, sì, sì. Troppo bello. Troppo bello. Lì, lì c'è una chiesa, c'è un porto. I vicoletti di Tropea. Ma andiamo. Spettacolare. Anche il prete ha fatto il bimbi. Anche il prete ha fatto il bimbi. Ma dai. Questo. Sì? Il bed and breakfast del prete. Adesso loro sono trovati. Dimora storica, sì. Marchesi Toraldo di Francia. Qui come ci si muove si vedono cose spettacolari. Meraviglia. Fabio? Andiamo di qua. No. Andiamo di là. Dove vuole? Faccio vedere la casa di Mimmo. Dove vuole? Meraviglia. Ma quello lì è il famoso Munici, che bello che è quel palazzo. È il palazzo delle... Che bello, così è un palazzo fantastico, questo sì che lo voglio riprendere. C'è in ballo. Questo è il comune. Giovane, eh? È Jugend. Mamma mia, questo palazzo qui è spettacolare. Ma perché non lo sistemano? Perché ci vuole il soldo. C'è una roba meravigliosa sto coso qui. Ragazzi, questo è uno dei palazzi più belli di Tropea. Purtroppo è diroccato. È da sistemare. Ecco, adesso sono io che faccio allora, vedere un punto. Aspetta, perché questo punto qua per me è meraviglioso, con questa palma qua. Mamma mia, che bello. Dio mio, che bello.
qui c'è il posto, adesso ti faccio scendere un po'. Quali sono i bagni? Il colore del mare è qualcosa di eccezionale, veramente un colore splendido. È veramente bello questo posto, una cosa fantastica. Quello è il porto, quello là è l'anfiteatro dove fanno il cinema e le cose. Bellissimo, bellissimo. Questo è un liceo scientifico. Quale? Questo? Questo. Ah. C'erano prima le prigioni. Ma questo palazzo è spettacolare. Vieni di qui se prendi anche... Qui sono 196 gradini, io le faccio due volte al giorno, bellissimo. Ne faccio 1000. Bellissimo. Dov'è il monastero? E dall'altra parte, Il monastero. Lei adesso sale, arriva a una piazza. Sono dentro. Il secondo a destra. No, Timo, va dritto. Se taglia il corso, va ancora dritto, trova la scala che scende. No, ma buonasera, però che ci bello, bello. Ciao. Ma c'è la roccia. Che bello. Cioè, se no, la cattedrale di Tropea invece lì. Sono due. Grazie. Le chiese ce ne sono tante, ma sono... La Tropeana cattedrale. Meraviglia. Quella è Parghelia, quella è la Pizzuta, vedi quella punta là? Sì. E là sono tutte spiagge dove non ci va, ma è difficile, bisogna arrivarci con le barche. Spettacolo. Questa è la Pineta, e noi andiamo a giocare lì a carte. E quelle sono le colline sopra, Tropea. Tropeani. Questo è un bel view di Tropea, veramente bello, stupendo, con il palazzo del comune che è uno spettacolo. Poi il cielo è una è cosa un, di un blu che sì, sì. Vabbè, poi ti faccio vedere. Fanno come fanno le donne, no? Mamma mia, che bello che è. Poi adesso lascia stare questo mese, l'agosto è invivibile perché c'è troppa gente. No, però è abbastanza, cioè non mi sembra che ci sia gran casino. No, non ce n'è, perché quest'anno c'è meno gente. Gli anni scorsi non vedevi la sabbia in spiaggia, sì. Non vedevi la sabbia. Sì, immagino. E comunque quest'anno c'è un clima, io mi ricordo l'anno scorso che si annegava, invece adesso si sta bene. Poi il cielo terso, bello, cielo terso. Questo è spettacolare, questo è un punto meraviglioso. Ti faccio vedere uno scorcio di qua. Scorciamo. Quindi, vediamo dove ci fa scorciare Fabio. Qui dentro ci sono degli antroni che vanno a cielo aperto, con le scale che vanno. Ah, che su. Bello. Adesso sono chiuse. Questo qui, quello piano di sopra è un palazzo incredibile. Sì. Come i vecchi cosi, non c'è stanze con le porte, sono tutte comunicanti una con l'altra. Sai, Palazzo che... Fazzari. Il Palazzo Fazzari.
Mamma mia, che bello. Mi ha messo la rete perché una volta non si è buttato di sotto. Ma va? Sì, 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 bellissimo. Bellissimo. Eh sì, un bel volo se vai giù da qua, eh. Ma questo qui andrebbe visto da di là. Queste sono le case dei vecchi pescatori, questa era la zona dei pescatori. Mm-hmm. Molto bello. Guarda il cielo come azzurro, mamma mia. Pulito. Eppure non fa caldissimo, lo sai? Sì, sì, in effetti. All'ombra si sta benissimo. Andiamo di là. Bellissimo. Il convivio. C'è là? No, niente, va bene. Qui la sera si popola di piatti, di sì, ristoranti, sì, di gente che mangia. Meraviglia. Questa è la cattedrale. Bella. Gotico romano. Molto bella. Questo è il retro della cattedrale. Ok, siamo nel retro della cattedrale di Tropea, che si chiama la cattedrale? Cattedrale. Cattedrale. Santo, dedicato no, a un santo. La Madonna di Romania. La Madonna di Romania. Di Romania? Nera, nera. Ah, la Madonna nera. Bello. Qui è pieno poi di ristoranti, di bar. Sono venuti in senso contrario. Pure. Di là non ci passano. Comunità ci d'accordo. Adesso andiamo a vedere la parte frontale della cattedrale. Ristorante. Pieno zeppo di ristoranti. Questi mi sa che sono proprio le mura originali. Sì, sì, queste sono. È il campanile che mi sa che è rifatto, vero? L'hanno riverniciato. Due anni fa. Ho messo 2 anni per scegliere il colore. Ah, ma che strano, in pratica metà facciata è diciamo è invasa museo, dalla, dall'altra ala, quest'ala del museo sostanzialmente. Sì, sì. Quindi è un'architettura un po' particolare. Questa è stata aggiunta dopo. Ma dai, struttura stranissima. Molto bello. Ok. Proseguiamo nella visita di Tropea. Morale. Che cosa? Che bello, bello. Anche qua.
Questa è la via Roma. Bello. Vedi, viene, questo è uno di quelli più piccoli. Bellissimo. Ciao. Spettacolare. Qui c'è dei resti romani sulla sua sinistra. Sì. Qui, qui. Ah, questi. Ah, eccoli qua. Resti romani. Altro scorcio molto stretto. Io sto seguendo sempre Fabio, che lui è la mia guida. La mia guida tropeana. Ciopea. Ciopea. Mamma mia, che bello. Meraviglia. Totò, grande. Questo sì che mi esalta. Questo è un grande. Beh, anche Sofia Loren. Di nuovo Totò. De Sica, un altro mito di uomo, e Manfredi. Cos'è, tutta gente che è venuta in questo ristorante, immagino? No? Ho cominciato negli anni 60 però a essere frequentata, Tropea. Qui c'è il museo di... Raff Vallone è tropeano. Raff Vallone c'ha la casa, adesso c'ha i figli. No, andiamo. Sì, sì. Vieni. Anche quello è bello. Angolo da mangiare. Ne vedo. Qua di fame non muori. Bello anche questo. Questo scorcio. Molto bello tutto. Si cominciano a sentire i profumini delle cucine. Profumini tipici di pesce. Inutile dire che qui si mangia benissimo, ci mancherebbe altro. Occhio, che bella ripidità, che bella ripidità qua, eh. Una scalinata leggermente ripida, sembrano le piramidi dei Maya. Gira a destra. Andiamo su un bel view di nuovo. Nuovamente andiamo su... Ecco le cipolle tropeane. Le famose cipolle tropean. Sempre cipolle. Ok. Adesso vado a far vedere un I love Tropea. Ma che bello anche quello, mamma mia. Che spettacolo. Questo si chiama il corallone. Mamma mia che meraviglia. Questo sì, è il corallone. Case sono mini appartamenti. Mamma mia che bello. Erano dei vecchi pescatori del 700. Sì, che costeranno un botto di soldi. Costano un botto di soldi. Avere uno di quei cosi lì devi spendere i milioni di euro. E poi... Mamma mia. Tiravano sulle barche, quando c'erano i pirati, i cosi, tiravano sulle barche e le portavano su. Ah sì? Sentito dire. Quello è l'unico campeggio che c'è a Tropea, è quello lì. Ah, vedo. Eccellente. A non essere innamorati di questo posto qui, piccolo, però è come una donna, la ami e la odi. Mamma mia, però questi appartamentini qui mi intrigano di brutto, sono proprio belli, quelli lì, porca miseria. Metti qua.
qua, stai con noi. Guarda lo Stromboli, che meraviglia che è. È minacciosissimo. Fra l'altro quello è un vulcano. Allora, noi siamo a una bella distanza dallo Stromboli. È attivo. Siamo a una bellissima distanza. Eppure è enorme. È enorme. 34, quindi vuol dire un 70 km circa. È enorme da qua. Quindi vi lascio immaginare là in fondo, quando vai sotto lo Stromboli. E poi fuma, è fumante, notare, è fumante. Quindi quello è minaccioso. Da questa posizione qui, quando è limpido, oggi non è limpido, vedi tutte le sette isole delle Eolie fino alla Sicilia. Una profondità bellissima. E sì, perché oggi non è ben terzo. Vedi che non è, cioè, molto... esatto. E quando c'è il a settembre, a giugno, a settembre, c'è il sole, l'equinozio, il sole cade proprio dentro la bocca del vulcano. Stromboli, fantastico. Poi mi dia la conferma, dato che per chi vede. Succedesse un big one, veramente facciamo tutte le corna, lo Stromboli erutta in maniera stile Krakatoa, potrebbe raggiungere anche Tropea, perché hanno trovato sono anche, 70 km. Hanno trovato anche in quella zona là un vulcano marino sotto, sotto, però non ne so molto. Ma il Vavilov intende? Non lo so. Sai, hai sentito? Ma però negli anni 60 avevano Vavilov, perché è quello russo, trovato da geologi russi. Bellissimo. Allora, questo è Mare Grande, questo è Mare Grande, sì. Quello è Mare del Fondamento, vieni. Dai, aspetta. Vavilov, quello Stromboli. Quella lì l'hanno ristrutturata 10 anni fa. Ah, quel convento lì, bello, carino. È dei... Periodo? Questo... Questo è una reticola. Tropea, ci sono le roccette, questo è Mare Piccolo. Mare Piccolo. Questo l'hanno comprato i russi, l'hanno ristrutturato. Tutto. Questo qua? Sì, ma gli hanno costruito intorno tutti i ristoranti, non respira più, adesso ti spiego. È un pappagallo, che carino. Anch'io sentivo, ciao, sì. Non ciao. È bello. È bello grosso anche. E ciao. Caro. È bello trovare. Bello grosso, carino. Know your